la tua casa, visita il bellissimo showroom di Edil 2000. Cambieremo volto alla tua casa con le migliori firme di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredobagno. Scoprirai il reparto stufe e caminetti con il personale qualificato per una perfetta installazione certificata. Edil 2000, Strada Serravalle a Novi Ligure, per risparmiare davvero. E attenti, un gradito maggio sull'acquisto di una stufa. Un cordiale saluto a quanti seguono questa edizione. del nostro telegiornale continua a far discutere la sentenza della Corte di Cassazione che ha cancellato per prescrizione accuse e risarcimenti nel processo Eternit. La città di Casale Monferrato ha proclamato il lutto cittadino e domani saranno centinaia di persone coinvolte nell'avvertenza Amianto che prenderanno parte all'Assemblea Indietrapea, all'Associazione dei familiari vittime dell'amianto e alla quale sarà presente anche il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiantino. Ma intanto la Procura Generale di Torino ha avviato un'altra inchiesta che ha concluso e sentiamo da Cava Ruffino. Di che cosa si tratta? Il lutto cittadino oggi a Casale Monferrato, la città simbolo della lotta all'amianto, piegata dalla sentenza della Cassazione che ieri ha annullato la condanna a 18 anni per il magnate dell'Eternita Stefan Gimidaini. Il sindaco Titti Palazzetti fa però sapere che la battaglia di civiltà ingaggiata dall'amministrazione comunale va avanti. È stato chiesto un appuntamento al Premier Renzi e domani a Casale ci sarà il Presidente della Regione Sergio Chiamparino che si è detto sorpreso e indignato. Il in realtà tutto il mondo politico e sindacale ha espresso sconcerto per la decisione dei supremi giudici di non riconoscere il disastro ambientale doloso provocato dall'amianto, di cui a distanza di 30 anni si continua a morire. Per i familiari delle vittime 2800 solo a Casale il colpo è stato durissimo. Il Presidente del Consiglio Renzi ha annunciato di voler rivedere l'istituto della prescrizione, mentre in un comunicato di oggi la Corte di Cassazione precisa che non erano oggetto del giudizio i singoli episodi di morti e patologie sopravvenute, ma esclusivamente l'esistenza o meno del disastro ambientale che è stata sì riconosciuta ma dichiarata prescritta essendosi l'evento consumato con la chiusura degli stabilimenti Eternit nel 1986. Proprio oggi, intanto, il procuratore torinese Raffaele Guariniello ha chiuso formalmente l'inchiesta Eternit BIS, in cui Smidaini è indagato per omicidio volontario continuato. Non resta che questa ai familiari delle vittime, per sperare che venga fatta giustizia, come spiega Paolo Lidolm, esponente dell'Associazione Familiari delle Vittime, che abbiamo raggiunto per telefono. Noi possiamo continuare la nostra azione per far sì che come lo stesso Procuratore Generale ha riconosciuto venga accertato che, eh, definitivamente con sentenza, che Stefan Schmidaini è un miliardario. Questo va detto. Il procuratore generale, chi ha sostenuto l'accusa pur sostenendo, con motivazioni francamente incomprensibili che il reato era prescritto, ha detto comunque sia che, che Stefan Schmidaini è un criminale e che meritava una pena se il reato non si fosse prescritto. Concertato anche l'ex presidente della provincia di Alessandria, Paolo Filippi. La sentenza che ha lasciato sgomenti non solo una città intera, un territorio, ma anche delle ripercussioni a livello nazionale, lo vediamo in queste ore. Insomma. Anche il premier Renzi ha fatto una dichiarazione molto pesante sulla prescrizione in casi come questi. E quindi questo purtroppo è un giudizio che fa farà, la che farà storia, purtroppo perché lo fa in modo negativo, perché cancella anni di battaglie civili e giudiziarie e dà un senso di impunità eh, ai disastri legati all'ambiente. Mai demordere, la delusione che si può avere non deve essere mai una resa, e io non mi arrendo. Fa intanto sapere il procuratore Guariniello che si prepara a portare in giudizio Smidaini per la morte di 256 persone fra il giugno del 1976 e il giugno dell'86, ex dipendenti delle fabbriche di Casale e Cavagnolo, ma anche semplici cittadini. E ora occupiamoci di un altro caso. Elena ceste la donna, la casalinga trovata morta a Cosilo di Lasce non si è suicidata. E questo è l'esito delle analisi tossicologiche che sul suo corpo non hanno rilevato tracce che possono far pensare ad una morte volontaria. Ed intanto il cognato e i genitori della donna sono stati ascoltati ieri in Caserma per oltre sette ore. Sentiamo che ti porcedo. Sono durati sette ore i colloqui dei carabinieri del comando provinciale di Asti nei confronti di alcuni parenti di Elena Ceste, due ore ciascuno per riascoltare il marito della sorella Danilo, la madre e il padre della vittima. Entrati in caserma verso le 10 di ieri, i tre, accompagnati dai loro legali, sono usciti attorno alle 17.30 con un solo no comment, sono in corso delle indagini. Alla base di questa nuova convocazione da parte degli inquirenti, l'esito degli esami tossicologici sui resti della donna, che escludono una morte per suicidio. Restano quindi in piedi due ipotesi, o che la cesta è morta per annegamento, o perché qualcuno le ha tolto la vita. Gli accertamenti si stanno concentrando anche su un possibile strangolamento, visto che sui resti del suo corpo non sono state trovate tracce di ferite da arma da taglio o da colpi di pistola. E dunque possibile ipotizzare che si stia scavando nell'ambito familiare. Per capire oppure per escludere, in virtù delle relazioni ormai accertate che la donna intratteneva con amici, soprattutto su Facebook, quale fosse lo stato d'animo del marito, Michele Buoninconti, se fosse geloso, se avesse litigato con Elena. Insomma, se lo Rapporti fossero diventati tesi e forse proprio i suoi parenti potrebbero essere a conoscenza di quale clima si respirasse in quella casa i giorni antecedenti alla scomparsa di Elena. Elementi ritenuti fondamentali dagli inquirenti, ma una cosa pare invece certa: se veramente si tratta di omicidio, allora chi ha ucciso ha premeditato con cura il delitto perché i tempi di azione sono stati davvero ristretti. C'è infatti poco tempo da quando la vicina di casa asserisce di avere visto la cesta e la mattina, a quando Michele è tornato a casa dopo aver accompagnato i figli a scuola. E va anche detto che al momento è da escludere che il PM possa chiedere la custodia cautelare nei confronti dell'uomo, che ricordiamo è l'unico indagato per omicidio e per occultamento di cadavere. Non ci sono infatti elementi che possano in qualche modo renderlo responsabile di qualsiasi azione penale. Intanto continua ad arrivare l'appello perché la pressione dei media possa allentarsi al fine di tutelare i quattro bambini della coppia, vittime innocenti di un caso diventato nazionale che, come ormai avviene per fatti simili, ogni giorno cerca esclusive da lanciare in prima pagina. Restiamo ad Asti dove Pierino Santoro, l'ex direttore dell'Agenzia Territoriale per la Casa di Asti, accusato di aver sottratto in dieci anni una somma che oscilla fra gli 8 e gli 11 milioni di euro, ha patteggiato una condanna a quattro anni e due mesi di reclusione. Inoltre il giudice ha stabilito anche una pena accessoria a carico dell'ex direttore, quella dell'interdizione dai pubblici uffici. Abbandonato dalla fidanzata per mesi, avrebbe cagionato alla donna ansie e paure. Accusato di stalking, l'uomo ha patteggiato una condanna ad un anno di reclusione e al relativo risarcimento. Ce ne parla Emma Camagna. Abbandonato dalla fidanzata che non lo amava più, l'operaio Pasquale Laganacci, 50 anni, Borghetto Borbera, ha cominciato a perseguitarla con tale e tanta insistenza, condita da minacce, da finire sotto processo per stalking. Davanti al gruppo Enrica Bertolotto ha patteggiato un anno di reclusione e relativo risarcimento danni pur non ammettendo formalmente le accuse e ribaltandone alcune sulla donna costituitasi parte civile. Pesante il capo d'imputazione, da esso emerge che la Ganà ha cagionato alla ex ansia e paura, timore per l'incolumità sua e della famiglia. L'ha indotta a non uscire di casa se non per strette necessità e sempre in compagnia della sorella. È giunta a contattare i potenziali datori di lavoro di lei, impedendole così di trovare l'occupazione da cui da tempo era alla ricerca per non parlare delle quotidiane telefonate che l'hanno costretta a cambiare utenza, delle minacce di morte, se ti vedo con un altro uomo ti spari in testa, degli sms, lettere, biglietti lasciati sul parabrezza dell'auto. Sottoposta a tale stress, la donna caduta in depressione ha finito col denunciare il suo persecutore. La Guardia di finanza di Acqui Terme ha denunciato un'impresa di trasporti che esercita il suo lavoro nel comune di Acqui e di Ovada per evasione fiscale, oltre 2 milioni anche per evasione all'IVA. A Valenza invece le Fiamme Gialle hanno denunciato un orapo che per anni non ha mai dichiarato i suoi ricavi. Le ruspe dei militari del X Reggimento Genio Guastatore di Cremona hanno ripreso a lavorare questa mattina per completare l'opera di sgombro della galleria di Garbagna, ma sono anche in attività per evitare fra altre prane e soprattutto a Gavi, Biguccione e Cassano. Vediamo il servizio. Le ruspe dei militari del X Reggimento Genio Guastatori di Cremona hanno ripreso a lavorare questa mattina per completare l'opera di sgombro e di messa in sicurezza delle zone colpite dall'alluvione nel basso Piemonte. Una squadra è tornata a lavorare per lo sgombro della Galleria di Carbagna che va verso la Valle Borbera dove una forana ha bloccato il collegamento con la Val Valgrue. I 40 militari giunti ieri al centro operativo della protezione civile di San Michele di Alessandria, comandati dal tenente colonnello Paolo Fasolino, sono gli stessi che si sono prodigati in favore delle popolazioni di Cassano, Vicocciolo e Borghetto, Borbera e altri comuni danneggiati dalla recente alluvione. La prima tappa, come abbiamo detto, è stata Carbagna sulla strada provinciale 120 che va verso la Val Valborbera dove una frana ha bloccato il collegamento con la Val Grue. In corrispondenza della galleria, tenuta chiusa per una quindicina di giorni dopo il 13 ottobre. Appena finiremo qui ha spiegato Marco Bologna, coordinatore provinciale della Protezione Civile, ci sposteremo immediatamente. Sono già tanti gli interventi programmati da Prefettura, Provincia e Regione. La seconda tappa sarà Gavi, dove ci sono altre frane che spaventano davvero. Poi San Michele, dove bisogna pulire il reticolo che ha provocato l'alluvione di sabato scorso. Infine, di nuovo nel Tortonese, opereremo a Costa Vescovato per la rimozione di alberi in un corso d'acqua, poi a Biguzzolo per le ostruzioni del greto del grue. Lavoriamo con lo stesso reparto intervenuto ad Alessandria nel 1994. In quell'occasione meritarono la medaglia d'argento, ha soggiunto Bologna che ha coordinato le operazioni con gli stessi uomini dell'esercito anche un mese fa. Famiglie evacuate a Cassano, intanto ieri sera per il rischio di una frana proprio a Cassano, il sindaco Marco Traverso ha firmato un'ordinanza di sgombero per una palazzina di via Alzani. Sette famiglie sono state evacuate. Il sindaco di Omada, intervenendo alla conferenza dei servizi, l'ultima dell'anno svolta in Regione a Torino, si è fatto promotore per concordare l'elenco dei progetti finanziati dalla comunità europea, in modo particolare sulla rilocazione del territorio, acqua e natura. E di questo ci parla Bruno Mattanto. Siamo con il sindaco di Ovada, Paolo Lantero. C'è stato un incontro a Torino molto importante su energia, acqua e natura. Di cosa si trattava? Sì, è stata l'ultima conferenza dei servizi che eh, i comuni che si sono presentati in modo molto unito. Eh, con un programma territoriale integrato portato avanti come Caffofila da qualche anno ancora dalla comunità montana eh, locale e mh, si sono presentati appunto in Regione per concordare gli ultimi dettagli di questo programma territoriale integrato che sostanzialmente, eh, detto in parole più comprensibili a tutti i cittadini, eh, significa che la regione si fa tramite di fondi europei per appunto eh, riqualificazioni territoriali di, di diverso tipo che appunto il programma parla di acque, parla di territorio, parla di natura, quindi ci sono... Progetti che vanno dal recupero ambientale al recupero poi invece edilizio di alcune strutture per Ovada in particolare si tratta di un contributo alla, a quello che fu l'intervento della scalinata eh, di via Roma eh, sostanzialmente noi in realtà questo contributo lo otterremo nel 2015 in modo eh, immediato e complessivo eh, perché l'opera comunque noi l'avevamo perché è un programma che è partito qualche anno fa l'avevamo messa eh, appunto come opera eh, per, per questa zona, nel frattempo come sanno tutti i cittadini l'abbiamo realizzata e allora ci verrà riconosciuto un contributo su questa opera e nel contorno della nostra città, città altri, altri piccoli comuni otterranno eh, contributi, contributi eh, su eh, altrettante iniziative, alcune già realizzate, alcune in realizzazione altre ancora da progettare. Il programma è appunto ampio, eh, abbraccia eh, tutta la vecchia comunità montana quindi, che era capofila e quindi si parte da Cassine, si finisce eh, sino a Gavi, quindi un grande territorio che nell'ottica proprio della, della, de, de, del territorio che è contiguo e in qualche modo si spiega sulle nostre colline e sulle pendici dei monti, eh, si coordina per ottenere anche finanziamenti. Ci stiamo avvicinando alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sono già molte le iniziative organizzate anche in provincia di Alessandria, come quella che ha visto la docente di lettere classica Maria Clotilde Bruno Ferraris che ha parlato delle figure emblematiche delle donne e delle violenze nella letteratura. E Macamai il dramma della violenza sulle donne non è di oggi. È successo in tutti i tempi, ha riguardato le più vaste categorie di figure femminili, di ogni ceto sociale, di ogni paese. Proprio di questo dramma ha parlato in un pubblico incontro a Palazzo Monferrato la professoressa Maria Clotilde Bruno Ferrari. Cosa ha voluto dire, cosa ha voluto spiegare alle donne? Sì, ribadendo proprio che la violenza di genere, cioè quella che colpisce la donna in quanto donna, non è un, un fenomeno ormai passato e completamente trascorso, ma tuttora molto, molto diffuso, io cerca, ho cercato con questa relazione di sollecitare l'attenzione, una riflessione sul ruolo, sulla, eh, funzione, come dire, sulla condizione della donna nel passato e nel presente in relazione proprio a questo fenomeno e come l'ho fatto attraverso la letteratura. Perché? Perché la letteratura, essendo uno specchio della vita, da una parte documenta la realtà, quindi prende atto della violenza in tutti i suoi aspetti. Dall'altra però è anche uno strumento molto importante per approfondire i risvolti psicologici, culturali, sociali, ideologici che portano proprio alla violenza. Parto da Medea. Che parto dal mito, io, essendo un insegnante di, di latino e greco, parto dal mito per arrivare fino alla nora di Ibsen, di casa di Bambola, che subisce una violenza non fisica, ma psicologica, ma a volte la violenza psicologica è, è anche più pesante, più, per quanto più sottile di quella fisica. Celebrata oggi la Giornata per i diritti dei bambini, quella dedicata alla Convenzione internazionale dell'infanzia. Vediamo il servizio di Alessandra Della Ca. Oggi è il giorno della Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia. Il 20 novembre 1989 veniva infatti ratificata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per poi divenire legge italiana nel 1991. È stato il primo strumento di tutela internazionale a sancire nel proprio testo le diverse tipologie di diritti umani, civili, culturali, economici, politici e sociali, nonché quelli concernenti il diritto internazionale umanitario. Il testo contiene anche articoli rivolti alla protezione contro l'abuso e lo sfruttamento e si impegna a far sì che il bambino faccia valere il proprio pensiero. Anche il Comitato Provinciale Unicef di Alessandria invita la popolazione a riflettere sul valore dei minori come bene per il futuro del mondo. Bambini e adolescenti che hanno il sacrosanto diritto a vivere la loro innocenza e che invece in moltissimi paesi del mondo lavorano, soffrono la fame e la guerra. Secondo gli ultimi dati UNICEF, si stima che 246 milioni di bambini al mondo siano costretti a lavorare per sopravvivere. Alcuni di loro, per esempio in Africa, sono stati anche obbligati a diventare dei soldati a meno di 10 anni. E ancora 120 milioni di bambini vivono per strada, chiedono l'elemosina o devono rubare per poter mangiare. L'Italia è tra i paesi con il tasso di povertà infantile più elevato. Un milione bambini e adolescenti vivono in povertà. Ci sono anche bambini maltrattati. Piccoli picchiati, vittime della prostituzione o umiliati dagli adulti. Stamane ad Alessandria il prefetto Romilda Tafuri ha accolto tra autorità civili e militari gli alunni della scuola elementare di Amicis che hanno presentato l'annuale rapporto UNICEF sulla condizione dell'infanzia nel mondo dal titolo 25 anni di progressi per l'infanzia e l'adolescenza. Gli allievi dell'Istituto Nervi invece, guidati dal professor Ponzano, hanno invitato i presenti ad una riflessione teatralizzata sulla disparità di condizioni di vita tra i ragazzi del mondo ricco e quelli dei paesi sottosviluppati. Gli eventi legati alla giornata dei diritti dell'infanzia proseguono domani, quando alle 20 la presidente provinciale UNICEF Anna Rinetti parlerà del progetto di eliminazione del tetano neonatale, ormai debellato nei paesi occidentali, che miete però ancora migliaia di vittime in Africa, Asia e America Latina. Dal 1999, data d'inizio della campagna, la mortalità si è ridotta del 93%, ma mancano ancora 120 milioni di mamme dai morti. Immunizzare. Prima di concludere questa prima edizione del telegiornale, ancora una breve notizia di cronaca. Gli uomini del commissariato di polizia di Casale Monferrato hanno denunciato un operaio di 33 anni di Valenza per coltivazione di sostanze stupefacenti. L'uomo aveva creato nella sua abitazione una serra con tutti gli accorgimenti possibili per la coltivazione di marijuana. E come dicevo, fra poco, dopo la serie di chiusura, la pagina sportiva: un importante riconoscimento è stato assegnato alla maratonità Alessandrina Valeria Straneo, la vice campionessa europea e mondiale, è stata premiata come atleta del mese di ottobre da un sondaggio. Palma di bronzo al merito tecnico anche per la sua allenatrice, Beatrice Brossa. Nel servizio che tra poco vedremo, daremo spazio al calcio con la presentazione delle gare in programma nel weekend che vedranno scendere in campo. Le formazioni della provincia nel campionato di Lega Pro. Alessandra sarà impagnata alle 16 di sabato in trasferta contro la Propatria. <coughs> Scusate, intanto la Questura ha comunicato che proprio in occasione di questa partita la vendita di Italiani ai tifosi ospiti è riservata solo ai possessori, la supporter card e la biglietteria dello stadio, Speroni Bustarsizio rimerà chiusa per tutti i giorni della gara. Il servizio tra poco curato da Gianluca Ardiani, poi sentiremo come sarà il tempo e le notizie utili. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.